Le azioni sono, sono diverse, sono parecchie. Tra queste, in primo luogo, c'è la formazione dei gruppi di lavoro che abbiamo già predisposto alla fine, dentro la fine dell'anno, per consentire di costituire l'ufficio di piano per eh, il recepimento di prescrizioni. VAS all'interno del PRG e per preimpostare quella che è la strategia di pianificazione del futuro della città, anche alla luce della chiusura dell'ENI, degli sconvolgimenti territoriali che sicuramente questo porterà. Eh, I gruppi di lavoro che saranno formati sono quattro sostanzialmente, e di questi quattro sono il CTR Sistema Informativo Territoriale che già è stato implementato parecchio ma sarà sviluppato ulteriormente. Il, eh, il gruppo di lavoro per eh, l'analisi del centro storico, per il completamento dell'analisi del centro storico, perché una parte del lavoro era stato fatto parecchi anni fa e ehm, il gruppo per l'inventariazione del patrimonio immobiliare pubblico e ehm, l'insieme di queste cose saranno coordinate in modo da, da mettere insieme tutti questi quattro elementi che confluiranno nello stesso progetto complessivo di città. C'è un, un bando che stiamo preparando in collaborazione di tre settori, il settore urbanistica, sviluppo economico e lavori pubblici, per eh, proporre alla città un piano per la riqualificazione delle facciate e la ristrutturazione degli edifici vaticenti. Eh, um, sarà diviso in due, in due parti, una parte di tipo estetico e di decoro. L'altra parte invece di risparmio energetico. Qui stiamo attestando dei fondi importanti perché costituiscano vero incentivo e all'interno di queste sviluppare un'azione diretta, un piano colore che riguarderà la parte fronte mare ma anche le vie più importanti della città che riguardano via Venezia, via Crispi, via Generale Cascino e così via. Saranno individuate esattamente in questo modo.